Bellezze, allora oggi nuova postazione. Come potete vedere, sono in piedi. Ho anche montato le luci, quindi spero di essere illuminata per bene a dovere. Aspettate che cambio un po' la prospettiva di questa. Spero di essere illuminata a dovere. E come avete letto dal titolo, questo è il video dei regali di Natale. Però, due premesse. Allora, mi scuso se non vi ho fatto gli auguri di Natale prima, ma purtroppo non ho avuto né il modo né l'occasione per registrare il video prima appunto che arrivasse il Natale, quindi vi faccio tantissimissimissimissimissimi auguri di Natale, della vigilia e tutto quanto, e anche di buon anno se non dovessi riuscire a registrare un make-up tutorial, anche se lo voglio fare. E insomma, niente, buon anno, buon Natale, anche se appunto siamo in ritardo, ma spero che abbiate passato delle feste magnifiche con le persone che amate. Sono in piedi, quindi ogni tanto mi vedrete fare tipo così, perché volevo appunto provare questa sistemazione un po' così alla volée. E poi cos'altro dire? Non è che ho un occhio truccato e un occhio no, non so se si vede dalla videocamera, ma se si vede, chi mi segue su Instagram lo sa. Chi non mi segue su Instagram lo dico io, anzi seguitemi, vi lascio il link qui sotto nell'info box a tutti i miei vari social. E praticamente è successo che 3 giorni fa, la sera di Natale, in breve, pomello della porta, siamo tornati da casa dei miei genitori e per bloccare i gatti che sennò mi scappavano su nel condominio, insomma un su e giù per il condominio, non ho calibrato bene la distanza dal pomello della porta, quello di ingresso, insomma, quello che sta sopra dove voi mettete la chiave per aprire, appunto c'è questo, o la maniglia, o un pomello, insomma, noi abbiamo il pomello per l'appunto. E ci sono andata a picchiare mentre mi abbassavo e ho visto tutte le stelle del cielo, apostoli, eccetera, eccetera, eccetera. Un dolore atroce che non auguro a nessuno e questo è il risultato di 3 giorni dopo. Mi è gonfiato, ho messo il ghiaccio, tranquille, ho sentito malissimo adesso. Quindi non mi trucco a parte il mascara perché sento ancora male un po', tipo, se strizzo l'occhio, se me lo pigio, insomma. Quindi evito di mettere il trucco. Comunque, bando alle ciance e iniziamo con i regali di Natale. Iniziamo da questa. Qui ho il divano, praticamente. Iniziamo da questa che è la borsa. Questa è uno bag. Lo so, ce l'abbiamo tutte, ce l'hanno tutte, però mi piaceva e quindi insomma alla fine l'ho avuta anch'io. Questa è di colore rosa, rosa chiaro chiaro chiaro, non so se spero di essere inquadrata e che si metta a fuoco per bene nel video, casomai controllo. Questa è appunto rosa chiaro, ha questi manici lunghi, quindi si può portare sia in questo modo a braccio e sia appunto in spalla. Io l'ho portata, l'ho già usata, è già piena, quindi vi posso dire che è comoda in entrambi i casi. Ed ha appunto i manici sul prugna e poi invece dentro l'interno è di laniccio, ora non so se è lana o no, non so se è lana vera o no, ed è tutto tipo, non so come farvela vedere così, stile tartan quadrettata, rossa, nera, gialla e bianca. E mi piace tantissimo, non so che taglia sia questa, credo o la media o la grande, comunque questo è quanto. Casomai vi lascio il sito qui sotto dello bag se volete comunque andare a dare un'occhiata, almeno la vedete un pochino meglio. Poi, per quanto riguarda mio marito, mi abbasso nel frattempo, questo è, ragazze, se non l'avete mai provato, vi consiglio di andare da Sephora, 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 come volete voi, a provarlo, andare a usarlo perché è il profumo più fenomenale di tutti i tempi e io lo adoro. Infatti era tanto che non l'avevo e che non lo ricompravo perché costa anche abbastanza, devo dire, quindi regalo fenomenale questo di mio marito. Questo è da 50 ml ed è il profumo di Isenberg. Questo è Osè. Isenberg ha altri profumi appunto molto buoni anche loro, però questo secondo me è il più particolare, il più buono, cioè veramente dovete appunto assolutamente andare a sentirlo. La scatolina è così, vi faccio vedere, e il profumo è, aspettate che è meraviglioso, ragazze, meraviglioso, però appunto lo lascerò qua e lo userò per le occasioni più tipo Capodanno, insomma per le occasioni un pochino più particolari, perché veramente è buonissimo e io, cioè, sono tipo della serie mi spruzzo tutta. E quindi lo finirei in 3 secondi e questo merita veramente, è particolarissimo. È un qualcosa di nemmeno afrodisiaco, è un qualcosa proprio di speziato, di particolare. Provatelo, provatelo perché è strepitoso. Qua intanto, aspettate, ci sono i gatti che entrano nelle buste. Poi, sempre il regalo che avevo chiesto, ma cosa sarà mai? Questo è un vestitino. E
questo è un Amplified ed è Cosmo. Ve lo faccio vedere se riesco. Ed è appunto un nude. Un nude rosato. L'ho usato per Natale e mi piace tantissimo. Se lo volete vedere andate a vedere nella foto. Non so se c'è su Instagram. Credo che forse lo avevo. E poi altri due regali che sono make-upposi, di cui sono super 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 orgogliosa e contenta come il profumo, sono questa, che è la famosissima Naked Smokey, che ho usato appunto su questo. Sono sicura di aver caricato la foto del trucco che avevo fatto per Santo Stefano. Sì, c'è la foto su Instagram, andate nell'info box. Non è un trucco meraviglioso perché appunto avevo già l'occhio un po' nero, non così perché è venuto fuori dopo, ma avevo già un po' l'occhio ammacchiato. Questa è la Smokey, la conoscete tutti, ve la faccio vedere, magari aperta, magari se la riesco ad aprire. Allora, all'interno trovate anche, io per fare quel trucco appunto che vedete nella foto su Instagram, l'ho preso da qua. Questo è un cartoncino dove appunto trovate 4 look, un pochino più naturale, e poi trovate anche un look un pochino più scuro. Io ho preso spunto da questo qua. Ed è molto carino appunto questo, lo trovo molto carino. E poi la Naked è questa, è in plastica, è tutta così, tutta sfumata sui toni del grigio e del nero, molto molto carino il packaging, ma vabbè che ve lo dico a fare, Urban Decay ormai è così. E questo è quanto dentro, questi sono tutti i colori, ci sono molti colori satinati, brillantinati, e sull'opaco ce ne sono 1, 2, 3, 4 che sono gli ultimi qua, da questo marrone qua che si chiama Password, che ho usato anch'io, fino ad arrivare a questo più chiaro, e poi gli altri sono molto molto glitterosi, satinati. Ragazzi, non ho più fiato oggi, devo prendere fiato. Poi, un altro colore che mi incuriosisce molto, che avevo visto usare in un tutorial, non in un tutorial, in una foto da Prima Makeup, però penso bagnato, è questo qua che si chiama Dirty Sweet, che ha praticamente l'oro. Comunque, ha dei colori strepitosi e non vedevo l'ora di usarlo, infatti ho fatto un mini trucco appunto per Santo Stefano, ma proprio veloce veloce, perché avevo appunto, come vi ripeto, questo occhio impossibilitato, non vedo l'ora che tutto ciò passi per poter provarla. E come sempre in dotazione il pennellino, da una parte a penna, dall'altra è uno sfumino appunto. E questa è super 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 apprezzata, insomma, come lo è il profumo, ragazzi, perché io ve lo, davvero ve lo ripeto, andatela a provare, perché se non l'avete mai sentito è fenomenale, è particolare però è fenomenale. E poi ultimo regalo, un make upposo, anche questo super bellissimo. E devo dire che sono stata fortunata perché ho avuto tutti i regali che mi piacciono moltissimo, quindi sono stati tutti azzeccatissimi e tutto molto molto ben accettati. È questa, questa è la Too Faced Le Grand Palais, questa è la scatola, all'interno poi ve la faccio vedere meglio anche aperta, trovate appunto la palettina con i colori, cioè questa è la palettina, qui dentro ci sono i colori, e poi c'è una Deluxe Melted Lipstick, questa credo che sia il colore Peonia, poi trovate una Shadow Insurance, quindi ovviamente questi sono delle mini size, dei campioni diciamo, e poi un campione del Better Than Sex. Appunto questa è la sua scatolina, si apre, questa ancora non l'ho toccata perché quasi quasi mi dispiace. Questo è il packaging, non so se riuscite a vederlo dalla telecamera, ma è tutto tipo materasso, diciamo, si apre così proprio, aspettate che l'ho aperta un po' al contrario, no, andava bene, e poi viene giù appunto la palette, spero che riusciate a vederla. Anche qua c'è il cartellino con vari look da ricreare, che trovo molto molto carino da utilizzare alla fine, perché uno se non sa appunto, se ricevo un regalo del genere e non sa che colori usare, perché veramente vi assicuro, ora vi faccio vedere, sono tutti colori molto 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 belli, che praticamente io me li metterei tutti sull'occhio, questo lo trovo molto carino da poter utilizzare e usufruire. Comunque, come vedete qua c'è tipo la scaletta finta, c'è questo manichino, insomma è veramente curata nei minimi dettagli, ma ormai se siete come me fan di Too Faced sapete che il packaging è il loro must. E poi appunto c'è il... La mini size del Better Than Sex, la mini size della Melted Lipstick e la mini size della Shadow Insurance. E poi aspettate che vediamo se riesco a farvi vedere anche i colori. Questo è chiuso e qua si apre e ci sono, ora farà riflesso, aspettate che
magari vi levo la cartina sopra, ok, se non fa riflesso, e qua ci sono tutti i colori. Allora, qua su ci sono dei colori appunto chiari, quindi c'è White Christmas, Satin e questo sempre chiaro sul beige, e poi si va dai chiari agli scuri. Questi qua, da questo qua a questo qua, sono dei colori glitterosi fenomenali che non vedo l'ora di provare. E poi qua ci sono dei blush, un illuminante e una terra. Questa terra è leggermente glitterata, anche questi bellissimi, veramente veramente stupendi. Quindi è una bellissima palette. Lo so che magari come prezzo è abbastanza elevato come palette, però veramente secondo me merita tantissimo. Anche solo il packaging, ragazzi, è veramente bello. E questa era la palettina delle Grand Palais. Comunque vi metto tutto qui sotto nell'info box, sia i nomi precisi che appunto tutti i prezzi, che dove potete trovarli. Magari vi metto anche direttamente il sito di... aspettate che sto facendo un casino, qui c'è un gatto intanto. Vi metto anche magari il link diretto di Sephora, così potete andare a dare un'occhiata e la vedete bene di più nel dettaglio, sia questa che la Naked Smoky. E vi metto appunto tutti i prezzi, tutte le cose che avete visto. Ovviamente della borsa non ve lo metto, vi metto direttamente il link al sito di Omen. Ultimo ma non ultimo è questo, come dicevo, della mia amica. Ci tengo a farvelo vedere perché è veramente tanto tanto carino. Questo qua, questo è Destroy di Oro, ed è appunto un braccialetto. Non so quanto potrete capire, ma è questo braccialetto molto molto fine, con tutte le farfalle. Non ve l'avvicino perché non ho la messa a fuoco automatica, quindi ho messa a fuoco proprio su di me, ed ha praticamente tutti i svaroschini, diciamo, con delle farfalline. Aspettate che qua ho l'elastico, però appunto è così, non so quanto riuscite a vedere, però insomma è carino, mi piace tantissimo, quindi regalo azzeccatissimo e apprezzatissimo anche questo. Adesso ho veramente finito, vi ho fatto vedere veramente veramente tutto, e niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto in qualche modo e che vi possa aver tenuto compagnia, al limite se non vi sono piaciuti i miei regali almeno vi ho tenuto compagnia. Io vi dico, cosa vi dico? Nient'altro, fatemi sapere voi che cosa avete ricevuto per Natale con questo, con un commentino qui sotto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando non dimenticate di mettere un pollicino in su e di iscrivervi al canale, trovate tutti i link che vi servono qui sotto. Fatemi sapere se anche voi avete fatto questo genere di video, che a me piace molto vederli, quindi lasciatemi il link sempre nei commenti. E cosa dirvi ragazzi? Io, se non ci vediamo, vi auguro un buon anno e tantissime buone feste. Vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!